Ciao a tutti, bentornati su Ignacio Channel. Siamo pronti per questo primo match point scudetto con la prima stagione dell'Udinese contro l'Atalanta. Ci giochiamo questa partita con i tre punti, perché andiamo a vincere lo scudetto. Perché c'è D'Alessandro? Che ho messo D'Alessandro? Voglio far giocare D'Alessandro. Giochi tu. Inizio io, come al solito, vediamo se segno i primi 5 minuti o se mi faccio fare gol i primi 5 minuti. Ci giochiamo questa, vediamo se alla fine ci sarà l'alzata della coppa, si aspetteranno no, magari la, anche la prossima. Ma ci sarà la partita contro l'Inter. Click. Sono i passaggi da sotterra. Titolo a un passo ormai, potrebbe arrivare l'ho già provato, in caso di vittoria. Qualche volta ce l'ho fatta. Questi 90 minuti che stiamo per raccontarvi in diretta su EA Sports. Ciao a tutti, la Piero Gibardi da Stefano Nava, la pioggia che Serie A. È non vuole siamo smettere, pronti per la partita la parola, con il primo match point della questa carriera dell'Udinese. Vediamo se riusciremo a portarci a casa lo scudetto in campo Atalanta, con qualche giornata di anticipo. Ecco l'undici iniziale dell'Atalanta. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura di difesa e il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco ovviamente. Questo è l'undici con il quale comincia il match l'Udinese. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico, segnare un gol in più degli avversari. La voglio è sentire. Un modulo che in passato ci ha regalato meglio. Altrimenti mi sento solo senza la telecronaca. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Qual è il tuo giudizio sulla formazione ospite? Sono al comando della classifica, Pier, ma non è ancora finita. Per mantenere questa posizione e conquistare il titolo, dobbiamo giocare con la massima concentrazione, senza commettere errori. E occhio al tiro! Grande Musso! Sarà calcio d'angolo per l'Atalanta. Candova. Corner battuto in mezzo. Grande Musso. Bamba! C'è Bamba l'Atalanta! C'è spazio per il cross! Questo! Il tocco dentro. Si va con Kevin. Attenzione agli ospiti, allora attacco pazzesco, il migliore del campionato. Con un attacco del genere, devi darla su. In mezzo, il crosser. Che liscio, clamoroso, che azione! Bella era. Occhio, cerca l'area di rigore. Bella. Che azione! Si riprenderà con la rimessa laterale. Pipi Pedro Porro, Tonali, è passato per qualcuno, per cross. Cross troppo lungo, prendila, prendila. Non è perché piove. Banderone. Che bella azione, anche questa era una bella azione. Ilicic. Bravissimo, di sfondamento Tonali. E Sandra, Sandra Tonali. Si allungano un po' troppo. Sarà abbiato per portiere che ha sorpreso, non era facile da lì, non ci crede Don Velino, non era facile, no, prova ad andare. Ragazzi, sta prendendo di tutto, buggatissima, una parata che finirà sicuramente negli anni, non è possibile, è già partita buggata, adesso al primo tiro in porta ci fanno. Hanno spezzato bene. No, tre tiri a quella maniera. Che ha combinato Berisha, ragazzi. Vai. Igna, dalla Igna. Pablo Sarabia. Porca puzzona. Ha cacciato in porta la posizione defilata. Scusate, ragazzi, non è una parolaccia. Pablo Sarabia. Ragazzi, scusate, non è una parolaccia, soltanto che non voglio dire la parolaccia vera che voi sapete. Quindi dico questa cosa. Scusate, ma non è una parolaccia. Porca miseria. Questa non è proprio filtrata. Van der Horn. A te, Boer.
Udinese domina il centrocampo, non riesce a finalizzare. Dai, segnalazione, ma che è punizione, non ha fatto niente. Hai buttato giù te stesso, papà, hai buttato giù Paolo Verzo. Ho soltato io. Vai, sono sbilanciati però loro, eh. Guarda qua. Bamba. 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 Bravo. Lasagna. Buona. Bravissimo, scatta con Igna, 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 Igna. 3, 2, 1. No, vabbè, dai. Lerice è impazzito oggi. Dada, Ignacio di testa. Di testa cavi niente. Berisha oggi impossibile, cioè. Gli devono fare l'antidoping. Con Bamba, tra l'altro, Bamba. Palla nuovamente in possesso. Bamba. Berisha si è preso Bamba più che altro. Infatti. Occhio, guarda, questi vengono a fare un'azione e mi vengono a segnare. 1-0 Atalanta. Mette in mezzo, ma non granché il cross, la difesa vi dà parte. Vai, 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 che tanto spazio con Kevin. Devi imparare ad andare da solo. Viene. Vedi? Gran poi con Igna, Igna, per favore, dai, per favore. Lo script di FIFA. Ignacio, meno 10. Meno 10. La sblocca Ignacio. Meno 10, dai che ce la facciamo. Grande. Butta la chewing gum che stai mangiando, Ignacio, che ti ho vista, oh. Ego, 40 in campionato! Meno 10, meno 10! Con uno spirito diverso. Hanno aperto sì, la con questo gol, 1-0. Spirito primo tempo. Mamma mia, quanto c'è il punto per sbloccare sta partita, oh. Inizia il secondo tempo con l'Udinese avanti nel punteggio. Kevin, ci prova lo distanza, mamma mia! Cioè, 46esimo provato da centrocampo col mancino. Con lasagna 46esimo, stavo per fare un gol della miseria. L'ha parata ancora Berisha. Buono l'anticipo del difensore. Romagna, ci vuole provare niente. Oh, questa però forse causava per un blank. Ancora calci d'angolo, quanti calci d'angolo abbiamo avuto? 5 di round. Ma non ha avuto un calcio con l'Ignacio di testa, niente. Alessandro. Oh, papà, se vinciamo questa partita facciamo 100 di valutazione, probabilmente, eh. Zeghe, Zeghe, dalla distanza Zegra. Ancora sto Berisha, mamma mia. Quanto è bagato Berisha. E cross per Ignacio che non ci arriva. Poi sarebbe al volo. La cross per... No, testa quadrata. No, Bartra. Che testa quadrata! Gol per loro, gli avversari invece si resta come prima. 3 like per questo video, ragazzi, ve lo ricordo adesso, perché segna Arp, niente paro, segna Ignacio, niente. Interviene, spazza via. Sarà piatto di testa, niente, basta, basta. C'è la deviazione del no. Papà. Parara. Oh, dopo loro hanno la Lazio. Ah, bel incontro. Pasalic. Pasalic. Zapata. Che nome è questo? Grande Davide, che ci porterà in fortuna per vincere lo scudetto questo Udinese. Ignacio. Pronto, tu 41. Oh, oh, oh. 41. Hashtag Davide, hashtag meno 9. Meno 9. Si può fare, si può fare, si può. Ancora Ignacio. No, che giocatore, ragazzi, questo Ignacio Bussetto è 82, cioè non ci si crede, è devastante. È devastante questo giocatore. Hashtag meno 9. Ignacio, ti veniamo a trovare a Udine, scrivici. Mi raccomando, non abbandonare squadra, perché se no non ti possiamo più trovare. Grande Davide. Mamma mia, Ignacio la recupera. Ignacio, cosa sta facendo, signori? Ignacio, mamma mia. Mamma mia, è devastante. È praticamente devastante. Cioè, non si può marcare un giocatore così. Gomez. Ilicic. 6 parate a 1 ha fatto un Berisha. Davide, lascia un mi piace perché questo video deve arrivare a 3 like. L'ha cominciato così mio padre, io stavo guardando Instagram. Per la sfida prossima, quella che attende l'Udinese. Sarà di fronte. Non sapevo niente. Prossimo incontro, via. Poi è bello questo, poi è.
hanno entrambe chance. Vai Pippi, scatta, ho visto, l'avevo visto io Arp, avevo visto la scattata di Arp Pussetto dalla distanza, che non ci volevo fare la finta e poi rientrare e fare gol al giro magari, però non importa, ho già fatto una bella doppietta. Il suo l'ha fatto oggi. Probabilmente fra poco, ragazzi, festeggiamo lo scudetto, però lo festeggiamo contro l'Inter in casa. Bamba. Non so se andremo a giocare dopo. La palla per Igna. Palla che finisce sul palo. No, palla sul palo. Tanto per cambiare, cioè. Per cross. Per... rovesciato. Tuffo di testa. Vai. Dominata comunque la partita, eh. Ecco, al solito. No, lì ci stava la rovesciata di Igna, si l'aveva fatta male, per dominata. È possibile! Viene giù lo stadio! Sì! No, ma questo... ragazzi, ma veramente! Che ce frega di Ronaldo? Noi ci abbiamo Ignacio! No. Cioè, non è possibile, non è possibile! Ma guarda che cosa ha fatto! Finita la carriera, ma non è possibile, ma tu guarda che cosa ha fatto. Cioè, ragazzi, non ci arriveremo mai. 82. Ragazzi, 10 mi piace. Non ci arriveremo mai. 3-0. 42 in campionato. Ragazzi, non ci arriveremo. Forza Ignacio! Non ci arriveremo mai, ragazzi, ma 10 mi piace per questo video, per il per l'essere forte di questo video. Tripletta di Ignacio che vince lo scudetto e si porta via il pallone. No, che se no. No, è andato via, è andato. Anch'io voglio giocare. Quello. Questo. Scusate, c'è stato un disguido. Ecco. Mamma mia. Cos'è successo? Non, ha avuto non ci arriveremo mai, ragazzi, ma 10 mi piace, cioè non si può, cioè, questo giocatore è troppo illegale, l'avevamo anche chiamata, l'ho lasciata di Ignacio. Mamma mia, Musso, tieni lì. Scudetto e tripletta di Ignacio, questo è il vero canale Ignacio Channel, scudetto e tripletta di Ignacio. Ignacio, proprio lui, Ignacio, dalla distanza, mamma, no! Provenza. Guarda qui che cosa ha tirato, io non ho visto, guarda, Ignacio è pazzo. Guarda, che cosa ha fatto? Tunnel probabilmente, poi pam! Mamma mia. 4-0! Mamma mia, cosa stava per fare Ignacio? E la Barnier, ma voglio giocare anch'io! Anche nel nostro mirino, Varnia. 10 mi piace, ragazzi, non ci arriveremo mai, ma Ignacio è troppo illegale su questo gioco, è illegale. Mancano 3 minuti. Ignacio è illegale su questo gioco. Ottimi suoi passaggi. Okay, dopo ti faccio giocare. No, non c'è qua lo scudetto, papà, dobbiamo festeggiarlo contro l'Inter. Chiamami. Il quarto uomo indica 3 minuti. Mamma mia. Io non ci credo ancora, cioè non ci credo. Non ci credo. Intercettano bene il pallone. Ti ho vinto lo scudetto. Alfred si tocca i pochi capelli che ha. Grande in campo per questo successo, voluto, cercato con tutte le forze, è arrivato in anticipo. Sono momenti questi che ti rimangono dentro e che ti porti dietro per tutta la vita. Il Pussetto. Abbiamo vinto lo scudetto. 10 like per la tripletta, il gol di rovesciata di Ignacio. Vedi, non c'è l'alzata. L'alzata dovremmo farla contro l'Inter. 18 tiri a 12. Vabbè, no. Dai, pubblicheremo più tardi. Più tardi? Ma vabbè. Sì, dai, dopo. Dopo. Grande Ignacio, tripletta e vittoria dello scudetto, ragazzi, dell'Udinese alla prima carriera, ragazzi, e valutazione 99. Ragazzi, aspetta, ci prendiamo un attimo di pausa perché dobbiamo ancora riprenderci da questo gol incredibile. Ci andiamo a rivedere alla moviola il gol di Ignacio. E poi sarà festa scudetto alla prossima partita. Grazie per ora. Ci vediamo fra poco. A presto su Ignacio Channel. Ci vediamo fra poco, ragazzi. Non ci credo. Ciao.